Dunque, omaggio a Reginald Smith Brindle, nato appunto nel 1917, a 100 anni dalla nascita. Tra qualche minuto salirà sul palcoscenico Pasquale Vitale, che eseguirà sicuramente il pezzo più emblematico della produzione solistica per chitarra di Reginald Smith Brindle, o come minimo il più eseguito, forse perché Brim ha aperto i festeggiamenti eseguendolo per primo e dando un modello interpretativo che poi è stato variato, superato, non lo sappiamo, ma ha valorizzato sicuramente il lavoro di questo compositore dal nome proprio purissimo inglese. Tra l'altro ho scoperto che è nato in una cittadina del Regno Unito che si chiama Querden, quindi uno nato a Querden non può che scrivere per chitarra, perché Cuerdas in spagnolo, vabbè, insomma. Smith Brindle è vissuto per un lungo periodo in Italia, aveva una madre italiana, è vissuto a Firenze e ha fatto parte di una, come dire, di un gruppo di compositori della scuola fiorentina, tra cui anche Arrigo Benvenuti, Carlo Prosperi, Alvaro Company anche e Silvano Bussotti, credo. Quindi diciamo che era in ottima compagnia dal punto di vista della composizione. Si è rivolto alla chitarra affascinato dal suono di queste sei cuerdas, che è poi anche il titolo di una memorabile pezzo di Alvaro Company, e ha ispirato il titolo di questo lavoro che Pasquale ci eseguirà. È stato ispirato per intitolare questo lavoro da una celeberrima breve poesia di Federico García Lorca che si intitola Adivinanza della chitarra, e a un certo punto nei due versi finali la chitarra viene definita come un polifemo de oro, perché è un polifemo perché ha un occhio solo, ha la buca che è come l'occhio del ciclope polifemo, ma è d'oro perché trae delle sonorità dorate. Ascoltiamo quindi questa ennesima interpretazione da parte del giovanissimo Pasquale Vitale di El Polifemo de Oro di Reginald Smith Brindle a 100 anni dalla nascita del compositore.